La baia di Assab, dal 1869, era usata come scalo carbonifero da una compagnia di navigazione italiana. Nel 1882 lo Stato italiano la acquistò e Assab divenne il primo nucleo coloniale italiano. Nel 1885 gli italiani occuparono la zona di Massawa e da lì iniziarono ad avanzare verso l'Abissinia, l'attuale Etiopia. Nel 1889, con il Trattato di Pace di Uccalli, l'Italia ottenne l'Eritrea come colonia e il protettorato sull'Abissinia. Si impegnava cioè a proteggerla da attacchi esterni e in cambio esercitava su di essa un controllo politico. Nel 1896 l'Italia, che voleva conquistare l'Abissinia, venne sconfitta ad Adua. Nel 1889 l'Italia ottenne anche il protettorato della Somalia. Nel settembre 1911 l'Italia, per conquistare la Libia, dichiarò guerra all'impero turco, occupando alcune isole del Mar Egeo. L'impresa durò mesi e fu un fallimento economico, perché le terre conquistate erano desertiche.